Eccoci, sono le ore 5 della mattina. Sì, aiutami anche. Ah, aiuto anche te. 5 della mattina, stiamo partendo. Oggi una sfiga. Cioè, mai piovuto così tanto negli ultimi 20 anni. Infatti, speriamo che quando arriviamo ci sarà un po' più di bel tempo. È il primo Star Wars sotto l'acqua, se dobbiamo dire la verità. Però speravo non ci fosse l'acqua. Speriamo che il tempo migliori. Avevo comprato l'outfit per la campagna estiva. Stiamo andando, Romano? Ah, non lo so io. Non lo sai? Come non lo sai? Siamo in direzione sud. Andiamo verso il sole, tra l'altro che finalmente... Forse qualcosa esce. È già uscito. Così facciamo l'aperitivo in vigna. Praticamente stiamo puntando a quello. Questo era l'obiettivo della giornata. L'aperitivo esatto. In vigna. Comunque. Solo che... Anche se piove. Anche se piove. Il calice in una mano, l'ombrello nell'altra. Eccoli i nostri Uber Tour. Guardate che non c'è Diana, eccoli qua. In viaggio. Dove siamo adesso, carissimo Romano? San Gimignano, va bene. Cosa facciamo adesso? Andiamo a mangiare. Visitiamo. Poi visitiamo, va bene. Dai, visitiamo qualche torre. Facciamo finta di fare turismo culturale. Sì, facciamo finta di essere intelligenti, dai. Mi sembra una bella idea questa. Così poi lo scommettiamo nel video che siamo intelligenti. Parte la song adesso? Posso sentire giusto il sì, song? Sì, dai. C'è l'acqua. Va. Ha smesso di piovere in questo preciso istante, ma fa un vento veramente fettente. E adesso vi facciamo conoscere il Giorgio, che non so dove sia finito, è scappato da qualche parte. Eccolo, ormai l'ho blindato. Chi? Chi è questo qua? Ciao, Giorgio. Buongiorno. Grazie di ospitarci qua. In questo bellissimo tempo. In questa bellissima giornata, fantastica, piena di sole. Siamo anche luminosi nello schermo. Ma che perché bello che ci siamo noi illuminati. Ah, basta, ecco, è tutto calcolato. Se no il sole non ci faceva vedere bene, non risaltavamo troppo. Comunque volevo dirti che io ti avevo promesso la salsa verde, te l'ho portata perché sennò mi davi da bere. E io ho preparato da bere qualche annata un po' particolare, qualche vecchia annata, e purtroppo le acciughe non le hai volute. Eccolo, no, però così è, boicottate. Avete notato dei profumi abbastanza esotici, con un finale agrumaceo? Quelli sono profumi che arrivano dalla fermentazione, quindi questi sono profumi fermentativi. I secondari. Esatto, tant'è vero che dopo un anno e mezzo, 2 anni, e per quello che ho preso vernacce vecchie, dall'imbottigliamento la vernaccia cambia e tutti questi profumi fermentativi adagio si spengono, ma in maniera impressionante. Evolvono su più profumi di pietra focaia,
evolvono su profumi che ricordano il Riesling, evolvono su profumi che ricordano quasi gli Chablis invecchiati, quindi vini che sono poi destinati a un altro utilizzo da tavola. Questo è un bellissimo vino che tu lo bevi sia come aperitivo che con il pesce. Il mio miglior cliente per questo vino è il Giappone. Il Poggio del Comune rappresenta, se hai notato di qui, San Gimignano, di là è molto più, tra virgolette, arido. Non c'è vegetazione se non è monocultura, olive e vite. Qui invece c'è bosco. Il Poggio del Comune, 3 milioni di anni fa, quando si è ritirato il mare, rappresenta le ultime sabbie, cioè quando il mare, sai, si ritira. Ok, no? E allora a nord è rimasto l'argilla compatta che viene chiamata mattaione, che infatti dà vini di una certa robustezza, di una certa pesantezza. Qui invece è rimasto più sabbia, perché è proprio l'ultima parte che l'ha tirata dietro, più strati conchigliari, questi sono dentro tutti nelle mie vigne, più ciottolato. In linea d'aria, ridendo e scherzando, io sono l'azienda più vicina al mare. Io a 20 km in linea d'aria c'è il mare, perché a 50 km di strada sei a Pisa. Quindi riesci a avere comunque un'influenza. E qui io mi arriva sempre la prezza del mare, sempre, sempre, sempre. Che darà comunque. Perché questa attenzione, oserei dire quasi maniacale, di far sì che non vi sia mai l'arresto fermentativo? Perché quando tu hai gli ultimi grammi di zucchero, se non hai la coda di fermentazione che te li fa esaurire, non riesci più a bruciare gli zuccheri lì. Ti restano sempre, ti possono dare anomalie olfattive e se poi una punta di dolciastro, che pur essendo nei limiti di legge, a me non piace. Questo per quanto riguarda Idra e la maggior parte di Lira. Una volta che le fermentazioni comunque sono finite, la fermentazione alcolica è finita, si travasa il vino in un altro serbatoio, si libera il sedimento della feccia, quella pesante, mentre si tiene sempre quella bella profumata. E basta metterci il naso, si capisce perfettamente, Quella bella profumata la ributtiamo sul vino che abbiamo spostato e quella ci utilizza per fare settimanalmente, viene utilizzata settimanalmente per fare il batonage o il rimontaggio. Allora, il batonage essenzialmente avviene dal movimento delle fecce sul fondo delle barrique. Con un ferro si raschiava il fondo e si teneva in sospensione le fecce. Le fecce hanno una funzione antiossidante, aumentano il panorama olfattivo organolettico, riempiono e danno vini più grassi. Una settimana faccio il batonage con il frullino, una settimana invece prendo il tubo, allora da questo punto dalla valvola passa, mi attacco alla pompa, mi attacco un tubo che immergo fino in fondo al serbatoio, muovo il tubo in maniera tale che tutto il deposito viene messo in circolazione, ok? Il primo è il batonage, un batonage meccanico nel caso di serbatoi di questo tipo, e il secondo è il classico rimontaggio al chiuso. Non esiste vino senza fermentazione alcolica. La fermentazione malolattica o secondaria non avviene tramite lieviti ma avviene tramite batteri. Ed è la trasformazione dell'acido malico, che è un acido aggressivo. Avete presente quando mangiate una mela verde? Quello è l'acido malico, in un acido lattico, l'acidità del latte più rotonda, tanto per darvi un esempio. Nei vini rossi oserei dire che, a mia conoscenza, non conosco nessun vino rosso che non faccia entrambe le fermentazioni, perché hai bisogno di rotondità. Sarebbe imbevibile un vino rosso che non ha fatto la malolattica, sarebbe troppo acerbo. Nei vini bianchi è una scelta del produttore, fa o non fare, o parzialmente farla svolgere la malolattica. Se volete un vino fresco, la inibirete la malolattica, perché diminuisce l'acidità. Se volete
trovare un equilibrio, starà a voi decidere quale parte fare in malolattica e quale parte non fare in malolattica. Per quanto riguarda l'affinamento e l'invecchiamento del legno, qua questo sta da Dio, perché praticamente abbiamo temperature che oscillano dai 10 ai 16 gradi, un'umidità che non è mai inferiore al 75%, sicuramente qui il vino invecchia bene. 2015, che è appena stato imbottigliato e che andrà in commercio a partire dal 1 gennaio 2019. Quindi sta qua, tutto bello fasciato, non figlia la luce, bello tranquillo. Ma Giorgio, mi devi spiegare una cosa. Dimmi. No, perché sennò poi la gente non ci crede. Siamo in Toscana. Sì, okay. Almeno sembra. Sembra, sì, e tu non hai la pronuncia toscana? Come faccio a spiegarglielo? Ho fatto anni e anni di dizione. Ah, ok, allora se hai fatto anni di dizione allora no, siamo a posto. In realtà sono milanese, non posso dire puro sangue perché è dell'Interland, ma nato a Trezzo sull'Adda, in Val Verda, che era la strada che portava al castello di Bernabò Visconti. Ah, ok. E poi? Poi ho capito che era meglio venire qua e sono venuto qua. Bravo, mi sembra che hai fatto una bella scelta intelligente, dire la verità. Me la invidiano in tanti, sì. Sai. E mi piace in questo caso essere invidiato. Ogni tanto ci sta. Carissimi, ve lo dico, qua è tutto spaziale, tutto bellissimo, dovete assolutamente passare dal Palagione, così potete degustare il vino, a parte che lo trovate da noi, ma qui è tutta un'altra esperienza, giuro. Ori è già più un vino maschile e Ida è già più un vino femminile, quindi già capita che la maggior parte del pubblico femminile apprezzi più Ida rispetto a Ori, proprio come ad esempio il pubblico femminile apprezza più Ares di Antagir, che è il Merlot, incontra più gusti femminili il Merlot, sembra uno stereotipo ma è così, eh? Ad esempio un'altra differenza è i paesi scandinavi preferiscono Ori, i paesi mediterranei preferiscono Idra, i paesi scandinavi preferiscono Antagir, l'italiano e il tedesco preferisce Draco, l'olandese non capisce un cazzo. Stai registrando? Mettiamo il bip. Da giovane avevo la passione delle stelle, dell'astronomia, e quindi ho iniziato con i primi due vini che ho fatto nel 2000, che era una vernaccia Idra, che nella mitologia è un serpente con la testa da donna, ma che Idra ricorda anche l'acqua, perché io volevo comunque già dal 2000 dare l'idea che il vino bianco, il vino dovesse essere qualcosa che si beve con piacere, si beve e disseta, non deve essere un'operazione celebrale. Okay. Ok, deve essere un piacere conviviale, quindi unire una figura mitologica, le stelle, tutto quanto con una piacevolezza di beva. Invece il Chianti Coelum è perché innanzitutto Coelum rappresenta, vabbè, il cielo in latino, no? Ma da un punto di vista astronomico rappresenta anche una piccolissima costellazione senza alcuna importanza. Nella mitologia rappresentava il lavoro artigianale dell'uomo,
il lavoro fatto con le mani, il lavoro okay. quotidiano, bellissimo. Il lavoro di tutti i giorni. E in Toscana il Chianti è il vino quotidiano, okay. è il vino di tutti i giorni. E quindi mi sembrava che fosse un bellissimo matrimonio. E poi dopo è nata la vernaccia riserva Ori, che è la contrazione di Orione, che mi piaceva chiamarla Ori perché l'etichetta della Ori era color oro. E poi Orione è una delle più belle costellazioni invernali. Il Chianti Riserva l'ho chiamato Draco, la costellazione del Drago, perché essendo sangiovese in purezza, come dicevo prima, ricordava, come dicevo prima, lo stallone, no? Che lo puoi controllare ma non puoi dominarlo, come il drago, un mostro che poteva riservare strane sorprese. Antagir in realtà è un errore, perché il primo anno, nel 2000, quando siamo usciti con questo vino, si chiamava Altair, che è la stella alfa della costellazione dell'Aquila. Se non che un cliente mi chiama e mi dice: Giorgio, ti faccio un regalo, non so se sarai contento. Bene. Arriva con una bottiglia di vino bianco che si chiama Altair, marchio registrato. No, che ho ancora in cantina. Allora ho chiamato questi signori, ho detto: senta, è successo questo. Questi signori gentilissimi mi hanno detto: senta, finisca le bottiglie, poi mi cambi il nome. Siccome però la gente aveva cominciato a chiamarlo Altair, 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 allora ho modificato in Antagir, un nome che ricorda la stella ma che in realtà non è il vero nome della stella. Ares è Marte, il Merlot, e l'unico chiesula, l'Ira è la costellazione del triangolo estivo, l'unica chiesula è Trevite, che l'ho chiamato Trevite perché in realtà quel vino è stato pensato nel 2016 e nel 2016 è nata mia nipote, e quindi Trevite mi piaceva perché era tre generazioni, tre vite, ma nello stesso tempo ricordava un collegamento con la vite. E poi, avendo un buon mercato in Belgio, per un gioco di, essendo un vino facile, easy da bere, veniva bello anche da dire, perché in francese très vite vuol dire velocemente. Allora, la gita al Palagione è finita, stiamo ripartendo per andare in cantina allo Hacker. È stato, direi, tutto bellissimo. Sì, sì. Ci hanno regalato un'esperienza di puro relax. Sì, poi c'è cioè, solo guardate qua dietro, cioè, guardate, è una roba proprio spettacolare. Se passate di qua non potete non fermarvi. Dormire con questa tranquillità e aprire la finestra e trovare questo panorama è senza prezzo. Sì, ci sono gli uccellini che cantano. Ci sono pochissimi rumori, cioè veramente veramente bellissimo. Quindi detto questo, adesso andiamo a registrare l'episodio 4 di Star Wines. Beh, ma questo non frega nessuno. Secondo me frega. No, adesso che non lo dici. Ah, ma c'è il sequel. Comunque, quindi c'è il sequel. C'è il sequel. Quindi? Du-d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 u-